Prova. Eccoci, allora, buonasera a tutti, bentrovati per questo nuovo appuntamento di Pecci Books. Oggi è per noi abbiamo questo lieto ritorno, professor Flavio Caroli ritorna da noi per presentare i sette pilastri dell'arte di oggi. Sono cambiate un po' di cose a livello globale, proprio il professore torneremo a parlare di arte e come sempre poi ci sarà la possibilità di fare domande alla fine dell'incontro, farsi autografare il libro. Io lascerei la parola al professore per questa cavalcata lungo il secolo breve e vi auguro una buona serata. Grazie. Grazie. Allora, io ringrazio Mario Pagano, ringrazio tutta la struttura del museo, è un ringraziamento però, se mi permettete, particolare, molto vicino al mio cuore, va a Giacomo Forte che lavora qui per il museo, col quale ho una lunga consuetudine, diciamo così, amicizia dei tempi di figuratevi voi, di quelli che il calcio, insomma, è lontanissima, ecco, la nostra amicizia risale a tempi lontanissimi. Allora, prima di tutto due parole, ma proprio due di numero, sul perché ho scritto questo libro. E qui naturalmente sono facilitato, perché quando faccio la presentazione con gente totalmente strana al mondo dell'arte contemporanea, devo spiegare un po' di più. Qui evidentemente il pubblico è ad uso all'arte contemporanea, ma il perché è proprio quello, perché diciamo la verità, c'è un sospetto, ecco, no? Si sente nell'aria, insomma, un sospetto verso l'arte contemporanea che va assolutamente colmato, perché l'arte contemporanea a noi, bisogna sempre precisare contemporanea a che cosa. L'arte a noi contemporanea è la prima spia, la prima antenna che ci dice, ecco il sottotitolo del libro, le bufere appunto del nuovo millennio. E poi c'è anche un elemento proprio di, c'è qualcosa da capire evidentemente. Voi pensate un attimo che questo quadro, il gemello di questo quadro che è in copertina, è stato venduto a giugno, è passato in asta a giugno a 93 milioni di dollari. Voi capite, una fabbrica, questo edificio. Naturalmente a me non importa nulla dell'aspetto mercantile, economico, eccetera, però insomma certo bisogna fare qualche ragionamento sulla equivalenza fra valore di anima, diciamo così, e valore venale appunto negli orizzonti nei giochi naturalmente e nei meccanismi appunto di questo mondo. Ma ripeto, questo pubblico è ad uso tutto questo e bisogna dire, congratularsi insomma in chi costruisce e manda avanti una struttura come questa e tutti quelli che mandano avanti delle strutture appunto del nostro tempo, che sono la spia appunto per capire il nostro, per rispondere, ecco, ai grandi quesiti, alle grandi inquietudini del nostro tempo. Partiamo dunque subito col viaggio facciamo cominciare con Jackson Pollock. Ci sono delle date nella storia dell'arte, guardate, questo accade anche per l'arte antica, ci sono dei momenti misteriosi, insomma, in cui molte cose convergono in una certa direzione senza alcun rapporto di interdipendenza fra di loro. Ecco, questo è ciò che è miracolosamente accaduto nel 1943. Che cosa è accaduto in questo 1943? Sulle due sponde dell'Atlantico, a Parigi e in America, insomma, a New York. Accade in quell'anno, intanto vi faccio vedere, vi metto sullo schermo questo quadro di Jackson Pollock che è uno dei primi dripping, Pollock arriverà a questo, ma per arrivare a questo dipinge il punto di svolta, insomma è il momento in cui dipinge il cosiddetto murale per la casa newyorkese di Peggy Guggenheim. Peggy Guggenheim è dall'Europa, da Parigi, è andata in America per le note questioni razziali, persecuzioni, eccetera, e ha aperto a New York due gallerie d'arte, uptown, cioè nella New York affluente. Una galleria è
dedicata ai pittori e suoi amici, insomma i suoi amici di Parigi, fondamentalmente i surrealisti, che a loro volta sono a questo punto emigrati a New York. Uno di questi è Max Ernst, che a questo punto sposa, il matrimonio durerà poco, ma insomma c'è proprio un legame legale addirittura fra i due. L'altra galleria la tiene aperta e teoricamente è dedicata all'arte astratta, infatti ha un po' come padre putativo il vecchio Mondrian, il quale a sua volta appunto è arrivato a New York. Ma Peggy Guggenheim è donna di eccezionale intuito, eccezionale. Io ho conosciuto Peggy Guggenheim, sono talmente vecchio che io l'ho incontrata in una certa sera, e beh, questo vale la pena che ve lo racconti, in una certa sera a Venezia, cena sul Canal Grande, insomma, dove si doveva parlare della Biennale, il pittore Santo Tommaso mi porta da lei, che era lì su una poltrona come Nefertiti, e mi dice: parla. E io parlo e tento di comunicare su Jackson Pollock, non gliene importava nulla. Tento di parlare di Max Ernst, che era stato suo marito, non gliene importava nulla. Solo che in quei giorni io ero stato a Parigi e avevo, in un certo ristorante, avevo mangiato un'eccellente zuppa di moule, come si dice, di cozze. E lo dico, mi scappa, non sapevo che cosa dire, insomma, e lo dico, e a quel punto vedo Peggy Guggenheim che improvvisamente, inopinatamente, alza le antenne, alza le orecchie, ed è interessatissimo, vuole sapere tutto del ristorante, della zuppa di cozze, eccetera. E io lì capisco che ho di fronte a me un appetito formidabile, appetito di... appetito di cozze naturalmente, ma appetito di essere umani, e questo in fondo ha fatto Peggy Guggenheim nella sua formidabile intuizione in tutta la sua vita, e appetito di opere, perché lei un certo giorno ha detto: io d'ora in poi comprerò un quadro al giorno, e da quel momento in poi ha comprato un quadro al giorno. L'eccezionalità della sua collezione deriva da quello, insomma, da questo intuito. Allora, lei ha queste due gallerie e ha il fiuto di cui dicevamo prima. E fiuta in questi primi anni 40, siamo, ripeto, nel 1943, fiuta quello che sta succedendo downtown, cioè nell'altra New York, un altro mondo letteralmente. Quello, per la precisione, quello che sta succedendo intorno a un bar che si chiama The Cedar Tavern, nel quale si incontrano e si scontrano e si azzuffano questo gruppo di nuovi pittori che discutono a lungo se darsi il nome di espressionismo astratto. C'è una lunga discussione al riguardo, addirittura si discute se ci voglia il trattino in mezzo, se una parola debba essere aggettivo dell'altra, insomma c'è una lunga discussione. E lei fiuta la qualità di questi artisti. E quando a questo punto cambia casa, una nuova casa con un grande atrio, e chiede a Jackson Pollock di fare lui, di dipingere lui il murale, ma viene dipinto su tela, nell'atrio di questa casa. E qui comincia una stranissima e bellissima vicenda, perché dicono le cronache, anzi dice l'autobiografia stessa anche di Peggy Guggenheim, che Pollock va lì tutte le sere, guarda questa enorme parete, grande parete, e non fa nulla, e non fa nulla. E scrive però delle lettere al fratello. E una lettera dice così, dice: mi hanno chiesto di partecipare a una mostra a novembre, ma io non credo che ce la farò a finire questo quadro. E rimanda la lettera successiva. La lettera successiva dice: oggi abbiamo montato la maledetta cosa, the damned thing, avevano tirato la tela, the damned thing, eccitante come tutto l'inferno, exciting as all hell, in inglese è così. Ciò che viene normalmente tradotto maledettamente eccitante, ma la parola, le parole testuali sono eccitante come tutto l'inferno. E di fatto poi
una notte, in una sola seduta, dalla notte all'alba del giorno dopo, dipinge il quadro, che costituisce una rivoluzione, perché Pollock introduce nell'arte contemporanea l'idea di caos, capisce? L'idea di caos, che infatti subito dopo verrà teorizzato dalle scienze e dalle scienze umane, insomma, in tutti i sensi possibili e immaginabili. Pollock dipinge una parete che non respira, cioè nega, ecco, questo è il momento nel quale nega quella idea prospettica che era nata esattamente qui nei primissimi anni del 400. Non c'è più misurazione dello spazio, lo spazio è dichiaratamente incommensurabile, la pittura fa muro, in questo muro di fiamme appunto, e insomma è questa entità, ecco, che si affolla e che chiude lo sguardo, segna la rivoluzione appunto della pittura, il mondo cambia, qui nasce in un primo quello che i francesi chiameranno informale, la parola è originaria di Parigi, informel, e si avvia quel cammino che porterà poco dopo Pollock a queste, indietro per favore, Pollock esattamente ai quadri, indietro per favore, riusciamo, eccolo qui, porta esattamente a questi quadri. Che Pollock stesso definirà action painting, cioè pittura di azione, perché Pollock si rifà alle immagini che gli indiani Navajos, lui era nato nel Wyoming, quindi nel Midwest, le figurazioni che aveva visto fare gli indiani Navajos in terra, appunto sulla sabbia, appunto durante la sua infanzia. La tela per lui diventa una entità stesa sul pavimento e all'interno c'è una danza, insomma, c'è una musica e diventa il luogo, insomma, di una esperienza di vita. Ecco, la tela non è più finestra sul mondo, non è più rappresentazione di qualcosa, ma è il luogo nel quale avviene, appunto, si fa la pittura. Questo è un esempio, uno dei capolavori, questo forse secondo me è il capolavoro di Pollock, che ha per titolo Pali Blu. Perché Pali Blu? Perché Pollock a un certo punto rompe con New York, come dice, this damned New York City, questa maledetta città di New York, si trasferisce nell'isola, insomma, a Long Island, e tutti i giorni fa una corsa in macchina lungo una foresta, i pali blu appunto di cui narra questo quadro, a velocità sfrenata, finché un certo giorno carica in macchina due sue amiche, una era sua fidanzata e un'amica appunto della fidanzata, si lancia davanti a questa foresta, vicino ai pali di questa foresta, e quasi sicuramente un certo giorno punta la macchina verso un tronco e succede questo, succede che, cioè, fino a pochi anni fa c'era qualcuno che non ancora ricordava un clacson che non cessava di suonare, proprio ieri sera, casualmente, guardate in TV, hanno fatto vedere una foto della macchina ribaltata, era completamente ribaltata, Pollock muore, l'amica della sua fidanzata muore, la sua fidanzata sopravvive. E questo è curioso perché la sua fidanzata, e qui ragazzi io se apro delle parentesi non finiamo più, ma è troppo divertente, è troppo importante questa, la sua fidanzata diventerà poi fidanzata a lungo di Willem de Kooning, che era il suo rivale sulla scena newyorkese di quegli anni, la quale, dunque, quando viene l'incidente, la moglie di Pollock, ottima artista che si chiama Lee Krasner, era in Europa, appunto a Venezia, per parlare con, consultarsi, insomma, con Peggy Guggenheim, anche questa fidanzata a un certo punto scappa da de Kooning a Venezia, de Kooning la insegue,
e le insegue, lei scappa a Roma, arrivano a Roma e qui arriviamo proprio a tempi vicini, perché io qui ho le testimonianze dirette, perché la famosa vita romana degli anni 50, le notti selvagge, eccetera, a me le ha raccontate il gallerista Plinio De Martis, quindi siamo alle soglie della dolce vita, insomma, a questo punto, quel che viene narrato nella dolce vita. Intanto è arrivato anche Cy Twombly, è arrivato tutto quel gruppo di americani che a lungo creerà la cultura americana dell'informale o dell'action painting o dell'espressionismo astratto a Roma. Fatto sta che Pollock, appunto, insomma, l'incidente avviene e la morte delle due persone avviene, e però pensate che questo incidente in auto capita pochi mesi dopo la morte sulla sua Porsche di James Dean, quindi questo diventa la leggenda, il romanticismo americano, ecco, del dopoguerra, Pollock, no? Pollock e James Dean morti nella velocità, proprio perché in questi quadri si percepisce l'ebbrezza, la bellezza e nello stesso tempo l'attrazione mortale proprio verso qualcosa, verso una vertigine, appunto, che prima la pittura, l'arte e la vita stessa, appunto, non avevano mai riproposto. Questo fa Pollock, questo accade. La chiave della cultura moderna, non solo dell'arte, ma della cultura moderna, che è l'idea di caos, viene in questo modo creato in America. Io vi faccio vedere adesso, tanto per capirci, insomma, quanto fosse ricco, appunto, il mondo di quegli anni, vi faccio vedere uno che apparteneva allo stesso gruppo e faceva però cose completamente diverse, che è il grande Mark Rothko, che vedete in questo momento. E Rothko proprio è il contrario di Pollock. Pollock è l'azione, Rothko è la contemplazione. Diceva Rothko: io dipingo solo la luce che si vede a occhi chiusi, cioè questo senso di trascendenza, di altezza, di ricerca, appunto, di astrazione, ecco, dal mondo, che è un atto eroico, questa palpitazione, ecco, del visibile e del non visibile, che è qualcosa di straordinario, che naturalmente poi non salverà la sua vita dal dramma, perché poi Rothko muore suicida nel 1970. Ma in quel 1943, a Parigi, dunque dall'altra parte dell'oceano, accade che questo pittore, che si chiama Jean Fautrier, fugge dalla città perché c'è la guerra, Parigi occupata dai nazisti, siamo nel 1943, va in una casa in campagna e dalla finestra della casa in campagna vede un campo di concentramento. E lì comincia a dipingere questa serie di quadri che non per nulla si chiama Otage, cioè ostaggi. Ostaggi, non per nulla. Questo quadro in particolare ha per titolo L'Ebrea, e quello che succede è del tutto analogo, intanto nasce la parola informella, è del tutto analogo a quello che succede dall'altra parte dell'Atlantico, perché la pittura perde forma, se non che l'informale americano è ottenuto per violenza, per velocità, appunto, per gesto, quel che si dice per gesto, e invece l'informale europeo nasce per concrezioni, per materia, insomma, per concrezioni di materia. E questa è una testa, e insomma, signori, io vi invito a meditare che noi abbiamo una forma apparente, ma la realtà è una non, noi siamo una non forma, ecco. Questa è la pura verità, basta un non nulla per trasformarci in una non forma. Questa è la grande intuizione, appunto, di Jean Fautrier, che aggiunge a tutto questo poi la squisitezza e l'estetismo anche di una certa pittura francese, quei viola, quel rosato, insomma, questo senso, appunto, squisito, ecco, anche della pittura, che bilancia, ecco, diciamo così, e introduce in una nuova dimensione la pittura di tutto il mondo. Ma a queste date noi italiani abbiamo ben poco da
recriminare, perché abbiamo un grandissimo artista che si entra benissimo in questo quadro. Come vedete, Alberto Burri, il quale, per inciso, fra l'altro negli anni 40 è prigioniero negli Stati Uniti, nel famoso campo di concentramento di Hereford nel Texas, e quindi qualcosa gli arriva anche della cultura americana. E però subito dopo Burri arriva a quadri come questi, che sono realizzati con i sacchi degli aiuti americani che arrivavano in Europa, no? Il piano Marshall, appunto, questi sacchi, questo senso insieme povero e francescano. Burri non è umbro, e quindi questo senso appunto del saio, ecco, ce l'ha nel sangue, ma tutto quindi informalità anche in questo caso, materia anche in questo caso, però poi rigore assoluto, come vedete, disposizione pausata, precisione, ecco, nella realizzazione di quei crateri, per esempio, e poi con quell'improvviso squarcio, quella ferita, ecco, che si apre nella pittura con quel segno rosso. Vi ricordo che Burri era un medico, chirurgo, e lui sicuramente, no, lo dico perché lo so, perché me l'ha detto lui, sentiva, insomma, questo senso appunto dell'incisione della carne, del sangue, di una ferita appunto non suturata dentro alla materia. Burri era uomo di pochissime parole, e straordinaria capacità di rappresentare ciò che è irrappresentabile. Ecco, Burri veramente cattura quel punto misteriosissimo che sta fra l'essere e il nulla che solo l'arte è in grado di esprimere. Se non c'è solo l'arte che è in grado di esprimere quel punto. Io questo l'ho capito, io Burri l'ho conosciuto nel 1969, quando stavo a Roma, avevo vinto una borsa di studio a Roma, e lui stava con una mia compagna di studi, Giovanna De Feo, viva e vegeta, quindi ne approfittiamo per citare anche lei, e quindi ero amico, insomma, di Burri. E nel 79 mi è toccato il compito di scrivere un libro su di lui, e sono andato a trovarlo a Città di Castello, dove adesso c'è il suo bellissimo museo, e insomma siamo stati metà giornata, fate conto, nel palazzetto lì in basso. Poi mi ha caricato su un fuoristrada Mercedes e mi ha portato su per un monte con, guardate, 6 o 7 chilometri senza strada, letteralmente proprio, capite, su una fuoristrada, insomma, in cima, in una casa, una cosiddetta casa di passo. Se c'è qualche cacciatore qui mi capirà, casa di passo vuol dire che da lì passavano gli uccelli. Burri era cacciatore e un po' anche sanguinario, diciamo la verità, e lui prima andava a caccia lì in questo posto in cima al mondo, poi l'aveva comprato, prima si produceva l'energia elettrica col motore di un camion, mi ha raccontato lui, poi l'aveva restaurata, insomma tutto bello, tutto fatto, e però a un certo punto della notte ho sentito, insomma, che dovevo uscire sul balcone. E quel che ho visto è veramente una cosa per me indimenticabile, perché mi sono affacciato e intorno a noi c'era proprio qualcosa che assomigliava al nulla o al tutto, ecco, perché c'era la luna anche, fra l'altro, quella notte lì, quindi c'era foresta. Ma intorno alla foresta non era una foresta morta, era una foresta vivissima, perché era piena di rumori, tutti parlavano, gli uccelli parlavano fra di loro, come diceva Lucio Dalla, i cani parlavano fra di loro, capite, era tutto vivo, e nello stesso tempo era come essere sulla luna. A un certo punto ho sentito vicino a me una presenza, che era quella di Burri, il quale non ha detto nulla, ha semplicemente, io dovevo scrivere un libro su dei quadri che si chiamano Cellotex, cioè erano dei quadri divisi in due con un orizzonte, e Burri semplicemente, lì c'era la foresta e il cielo, e Burri semplicemente ha fatto così.
mi ha fatto vedere l'orizzonte e lì ho capito che quel punto misterioso fra l'essere e il nulla che solo l'arte può esprimere, e lui lo catturava in tutta la sua storia, e lo catturava per esempio in questi quadri. Io fra l'altro nel libro, adesso io devo naturalmente stringere al massimo, ma nel libro faccio vedere anche quei capolavori che si chiama il grande cretto nero, che al Museo di Napoli, che ha avuto l'intelligenza l'allora soprintendente di Napoli di comprarlo e di esporlo insieme ai pittori napoletani del 600. Io andrei a vedere la mostra. Che il grande cretto nero è, guardate, fate conto, proprio come questa parete, dove si vede solo la craquelure, ecco, il prosciugamento, il resto è nero. Questo è un esempio appunto di quel misterioso punto di passaggio fra l'essere e il nulla. Questo è il grande fondamento dell'arte europea. Io poi per ogni pilastro indico il massimo, a mio avviso, pittore vivente, e in questo, per questo pilastro indico colui che vedete in questo momento, che come vedete è un pittore molto elegante, e si chiama, io sono sicuro che, qui lo conoscete, insomma normalmente dico lo conoscete più come regista che come pittore, e si chiama Julian Schnabel, è quello che ha fatto il film su Basquiat, per esempio. Julian Schnabel, e io Schnabel, dunque questo quadro lo esposi, pensate quanto sono vecchio, lo esposi in una mostra del 1980, la Triennale di Milano, mostra che si chiamò Nuova Immagine, e lui mandò proprio questa cosa. Ma io Schnabel lo conoscevo già dal 77, fate conto, perché era arrivato a Milano con una sua fidanzata, una modella bellissima, che faceva la modella appunto, e lui lavorava nei ristoranti e faceva poco più che il lavapiatti nei ristoranti. E questa opera, che è grande, guardate, circa come l'immagine che vedete, è fatta di piatti rotti, sono piatti rotti, tutti piatti rotti quello. E io sospetto che in lui proprio si unisca tutto questo, il senso di quel passato, della materia, appunto, la materia bruta, e tuttavia anche con una grande eleganza, insomma, grande sapienza di composizione e possesso, ecco, possesso dello spazio. Julian Schnabel. Il secondo pilastro del quale mi occupo è quello ovviamente della pop art. E qui però dobbiamo capirci, la parola pop art normalmente si pensa che si abbia origine americana, non è vero niente, la parola pop art è nata in Inghilterra, arte popolare. Il padre di quel gruppo di pittori, ma insomma in fondo il leader di quel gruppo di pittori, è colui che vedete in questo momento, che si chiama... Adesso il lapsus, ragazzi, l'avrò detto in vita mia 600.000 volte. Si chiama? Peter Blake. Madonna, ma davvero? Ma guardate che quando arriva il lapsus è incredibile. Peter Blake. E Peter Blake, voi lo conoscete di sicuro, a parte la vostra competenza, almeno in un caso, come autore della copertina del disco dei Beatles, Sgt. Pepper Only Heart Club Band, il sergente Pepper, perché lui faceva in quella Londra e in quel clima, lui faceva le copertine dei Beatles. E guardate che e la sua pop art, lui ha inventato la parola pop art, la sua pop art è questa, è fatta di ricordi, di accumuli del vissuto, vecchie immagini, vecchie cartoline, vecchie immagini di college, insomma, i sedimenti che si trovano in un vecchio cassetto e che sono quelli poi che fanno la vita, sono ciò che resta dell'esistenza. Ma in questo momento la importanza degli inglesi per gli americani, che poi diventeranno ufficialmente i pittori della pop art, è fortissima. Qualche mese fa mi è arrivato a casa un libro nel quale c'era scritto, io vedevo scritto Andy Warhol, e poi c'era quel quadro di Andy Warhol che
Elvis Presley che tira vestito da cowboy, forse ve lo ricordate anche, e io l'ho lasciato lì perché ho detto, l'ho lasciato sul comodino, ho detto vabbè, un ennesimo libro su Andy Warhol. Poi un certo giorno ci ho guardato bene ed era un libro scritto da Andy Warhol, il quale racconta, è lì, lo trovate, racconta le origini della pop art, cioè proprio gli anni 63, 64, 65. E quello che è accaduto in quegli anni a New York è incredibile, perché l'arrivo degli inglesi è stato poderoso e addirittura avvilente per la cultura americana. Pensate che nel 63 gli inglesi, cioè i Beatles, hanno preso i primi due o tre posti in classifica della musica leggera, cosa che era una rivoluzione totale. E quello che racconta Andy Warhol, non io, lo racconta lui, è che gli intellettuali newyorkesi in 63-64 andavano a lezione non di francese, ma andavano a lezione dagli inglesi, si portavano a casa gli inglesi per tentare di avere un po' di accento inglese. Un po' di accento inglese, cosa ripugnante naturalmente per un newyorkese, insomma, per far credere che venivano da Londra o che erano stati per un certo periodo a Londra. Fatto sta che però a quel punto subentra la generazione degli americani, il cui leader, il cui filosofo, insomma, diciamo pure, avanti per favore, è ovviamente Andy Warhol, il quale teorizza l'arte come comunicazione, insomma la comunicazione, il consumo, ecco, l'arte come consumo. Scrive un libro intitolato La filosofia di Andy Warhol dalla A alla Z, la cui filosofia si riassomma nella frase: un buon affare è la migliore delle opere d'arte. Quindi teoria del cinismo puro, ecco, diciamo così, del consumismo appunto puro. Ecco, la mia esperienza non corrisponde a tutto questo, perché nel 1975 io ero a New York e volli insomma incontrare Andy Warhol e chiesi a una mia amica, amica sua anche, di procurarmi un appuntamento. Andai all'appuntamento vicino a Union Square e questa era la seconda Factory, non era la prima leggendaria Factory tutta d'argento, era un appartamento. Però al piano terreno c'era la libreria Rizzoli, a New York importantissima, perché era luogo di incontro, di mondanità, insomma era molto importante la libreria Rizzoli, e che era a questo punto, siamo verso Natale, piena di libri di Pasolini, perché il 2 di novembre avevano ucciso Pasolini in Italia nel 75. Allora io salgo, Warhol arriva in compagnia di Marisa Berenson con un po' di ritardo, come prima cosa mi viene incontro e mi fotografa a dire: lei per me è questo, una piccola pellicola e null'altro, e tutto deve essere assolutamente anonimo e insignificante. E mi fa sedere, lui è lì col suo assistente, io dico: lei ha... cosa dovevo dire? Dico: lei ama la pittura italiana, lui guarda Colacello, così si chiamava, e Colacello dice sì, lui dice sì, e dico: chi? E lui guarda Colacello, Colacello dice Raffaello Michelangelo, lui dice Raffaello, cioè banalità pure. Tant'è che a Colacello io gli ho anche detto a un certo punto, dico: ma you're Italian, lei è italiano, Colacello. E lui dice: oh no, my grandfather, maybe, forse mio nonno. Dico: Colacello, chi sarà in me? ecco. E insomma, questa è la cosa. Poi all'improvviso, però non so perché, salta fuori la parola magica, che è Pasolini. E a questo punto Warhol diventa interessato. Vuole sapere tutto quello poi che io sapevo, cioè che avevo letto sui giornali. Insomma, andiamo di lungo, andiamo. Io ho poi saputo da Vincenzo Cerami, allievo di Pasolini, che c'era già stato un rapporto fra di loro per una certa serie di quadri che si chiamano Ladies and Gentlemen, dedicate ai travestiti neri. Si aprirebbe una parentesi che non apro.
Ok, e quindi va avanti un'ora e mezzo, due ore questa storia, poi mi accompagna l'ascensore, mi dice se lei ha bisogno di qualcosa a New York me lo dica, io ho avuto bisogno di qualcosa a New York perché dovevo incontrare una persona e lui me l'ha procurato, mi ha procurato l'incontro, insomma poi ho cominciato a vederlo una volta a Londra, arrivo, vedo che c'è la sua inaugurazione, vado alla galleria Anthony Doffé e non lo vedo e mi dicono lo raggiungo nelle toilette, perché era nelle toilette a rimettere, perché l'affollamento gli faceva paura, e poi lo vedo a Colonia, lo vedo in giro. E finché non arriva a Milano proprio per fare le opere dedicate a Leonardo, l'omaggio all'ultima cena di Leonardo. Io ho maestrato dalla storia di Londra, vado da lui il giorno prima e lì mentre montava la mostra, e lì capita una cosa strana, perché lui vuole sapere un sacco di cose, ma non tanto su Leonardo da Vinci quanto sull'ultima cena. Era interessato, insomma, all'argomento, secondo me soprattutto era interessato, lo dico tutte le volte, al tema dell'orto del Getsemani, insomma la preghiera nell'orto, ecco, e insomma così. La sera dopo la mia amica Crizia, la stilista, aveva organizzato una mostra in suo onore, perché lui le aveva fatto un ritratto. Se vi ricordate, allora sulla Repubblica compariva la pubblicità di Crizia con un ritrattino. Il ritrattino era il ritrattino fatto da Andy Warhol. Alle 10 di sera io sento le mani sulle spalle, lui aveva finito l'inaugurazione, era arrivato. Nel mio tavolo era tutto pieno, lui si siede in un altro tavolo lì, io lo guardo e ecco, e a un certo punto la parrucca argentata, a questo punto non aveva più capelli, gli era andata storta, ma non c'era niente di grottesco, c'era qualcosa di veramente drammatico. E io appunto, mia moglie mi dice questo non lo dire, ma io lo dico, io a un certo punto ho visto il teschio, insomma l'ho proprio visto morto. E fatto sta che una settimana dopo, Corriere, morto Andy Warhol. Io sono amico a Milano di una signora, moglie di un mio amico, che si chiama... Oh Madonna, ho l'altro lapsus adesso. Tirati giù così, vabbè, la mano. Oh, Daniela Morera. No, capite, perché uno deve incamerarne tanti di nomi. Daniela Morera, la quale era l'unica, faceva la manchenna ai tempi, quel che si diceva allora la manchenna, era l'unica italiana entrata nel clan di Andy Warhol. E lei era a New York in quei giorni e mi ha raccontato che è andata così la cosa, che a un certo punto si è sparsa la voce. Andy deve avere un piccolo intervento chirurgico, quindi lui gli avevano sparato nel 68, l'avevano tirato fuori per i capelli, e quindi era molto debole, insomma. Fatto sta che piccolo intervento chirurgico, piccolo shock anafilattico, piccola morte. Insomma, la mia impressione è che Andy Warhol, che teorizzava il nulla, posso sbagliarmi, ma aveva una paura, se mi permettete la parola, fottuta del nulla. Ecco, questa è la mia personale impressione. E la mia impressione è che anche questa freddezza che vedete, questa drammaticità che vedete sempre nelle sue opere, perché gli incidenti stradali, come si dice, la sedia elettrica, eccetera, insomma, ma anche in questi ritratti qui, questo senso mortuario, funebre, ecco appunto, dell'immagine, secondo me derivava da quello. Insomma, qui nasce la pop art americana. Avanti per favore. E poi c'è la grande avventura, altro pilastro, della figurazione, che ha naturalmente un padre su tutti gli altri, che è Francis Bacon, che vedete in questo momento, il quale dipinge questo Papa ispirandosi al ritratto di Innocenzo X di Velázquez. Se no, che il Papa di Velázquez è un Papa
astuto, attento, sublime naturalmente di pittura, perché è il pennello di Velázquez. E il Papa di Francis Bacon è questo, è chiuso in una specie di gabbia per scimpanzé di plexiglass e urla. E urla, ecco, io che è da una vita che sogno di fare una mostra appunto intitolata L'Urlo, a partire da Michelangelo, Anguissola, Guido Reni, passando ovviamente dall'Urlo di Munch, è quello che non mi hanno mai dato e quindi io non sono mai riuscito a fare quella mostra. Ci ho provato, quando tu venivi a vedere le mostre a Palazzo Reale, ci ho provato, ma non c'è stato verso. E per arrivare appunto all'urlo di Munch, cioè questo urlo, e cosa fa questo Papa? C'è un urlo strozzato, chiuso, rinchiuso nella strozza, cioè c'è un'impossibilità di una disperazione per l'impossibilità di comunicare. Ora adesso io non mi permetto naturalmente di trarre delle equivalenze col nostro mondo, ma insomma voi capite che la storia degli ultimi due papi, uno che si è dimesso, no, e quel che ha scritto dopo, e anche questo, insomma, questo senso, ecco, di difficoltà appunto di comunicare col mondo è un fatto e Francis Bacon in qualche modo l'ha intuito. Il seguito di questa via è questo grande pittore vivo, che si chiama, oh Madonna, ma non ci saremo un'altra volta, che si chiama David Hockney, si chiama David Hockney ed è un grandissimo pittore, brava, c'è qualcuno che l'ha detto dietro, l'ha riconosciuto, ecco, David Hockney, che è un grande pittore evidentemente, proprio per il senso assoluto della pittura, cioè il vero erede di Matisse, insomma, David Hockney, che a un certo punto si trasferisce negli Stati Uniti, in America, in California, e dipinge questa cosa che si chiama la piscina, e che è fatto di nulla, è fatto dell'azzurro di cielo, azzurro di acqua, bianco, di uno che si è tuffato e non si vede, è fatto di nulla, ma proprio quella magia, la sostanza, come dire, l'anima appunto della pittura, della vera e grande pittura di luce, perché il protagonista appunto di questa immagine è sicuramente la luce. C'è una gloriosa tradizione di ricerca della figurazione in cui l'Inghilterra è stata effettivamente importantissima. Il più grande, secondo me, insomma, il più interessante, ecco, pittore vivente, avanti per favore, in questo senso, è Robert Longo, che vedete in questo momento, americano, che, ecco, questo io lo conobbi nel 79, appunto, a New York, e lo esposi proprio in quella mostra lì della Triennale, quindi parliamo già di 40 anni fa, perché ha questo, insomma, ha questa ricerca semplificata di figurazione, ma non di una figurazione pop, cioè non devota al consumo, ma proprio di una figurazione di ricerca, insomma, che è viva ed è attiva ed è importante nel mondo. Robert Longo, avanti per favore. E poi entriamo nel terreno delle avanguardie. Capitolo lo dedichiamo a, diciamo una parola sola, all'ambiente, cioè alla volontà dell'arte di espandersi nello spazio. A un certo punto proprio la pittura ha sentito la necessità di conquistare uno spazio oltre la bidimensionalità. In questo senso il genio assoluto è colui che vediamo in questo momento, naturalmente è così, che è Lucio Fontana, il quale nel 1949, cioè 7 anni prima dello Sputnik, tanto per capirci, realizza in una galleria di Milano il cosiddetto ambiente nero, intanto c'è la parola ambiente. Che consiste in questo? Io lo so perché l'ho ricostruita questa cosa in una mostra intitolata Europa-America che occupò tutto il museo di Bologna in altri tempi. E l'ambiente consisteva in questo. Fate conto che c'era lo spazio della galleria, era lì, tirate un muro, arrivate fin lì.
quindi tutto era abbuiato e nero, tende nere, si entrava e all'interno, nel buio più assoluto, delle luci di wood, cioè delle luci nere appunto, illuminavano questa forma, una forma informe, appunto, una forma informe. Allora, la cosa incredibile che accadeva in quel tempo era che uno faceva un passo e non sapeva cosa c'era il passo dopo, se c'era il vuoto o c'era qualcosa, capisce? Quindi tutto qui, ripeto, siamo 7 anni prima dello Sputnik e non so quanti prima del primo uomo nello spazio, cioè tutto quello poi di cui si è straparlato dopo, cioè l'assenza di gravità, eccetera, eccetera, tutto quello che abbiamo detto infinite volte, viene intuito da Fontana in questo momento, il quale non per nulla aveva anche creato un movimento intitolato Arte Nucleare, quindi la sua testa era lì. Ma insomma, questa cosa ha una potenza, insomma, tutto l'ambientalismo, ecco, che è venuto dopo, ha come padre appunto questa straordinaria intuizione di Lucio Fontana, alla conquista appunto di uno spazio esterno alla bidimensionalità. Fatto sta che in America la conseguenza è il cosiddetto minimalismo, opere come questo è Stella, cioè il capofila, ecco, del minimalismo americano, e non vi fate ingannare dall'immagine, perché questa struttura aggetta nello spazio, quindi è già in sé una terza conquista, una terza dimensione assolutamente riassunta e assolutamente geometrizzata. In America, in Europa, perché le due cose sono quasi contemporanee, accade, avanti per favore, ciò che in Italia si è detto arte povera, in parallelo col teatro povero di Grotowski in quegli anni. E la cosa è andata così, arte povera, che in Italia ha avuto almeno due accezioni, l'accezione romana e l'accezione torinese. L'accezione romana è questa. A un certo, già a primavera del 1967, io che stavo per laurearmi a Bologna, presi un treno per andare a Roma a vedere nella Galleria Lattico la mostra di Cunelli, si intitolata Il pappagallo, e la mostra consisteva in questo, in un pappagallo. Cioè il tentativo, pensate alle date, 6-7, il tentativo era quello di introdurre la natura all'interno dello spazio deputato appunto all'arte, consacrato all'arte contemporanea. A febbraio del 69 io stavo già a Roma, e il figlio, insomma, l'attico era Piazza di Spagna, era un attico Piazza di Spagna. Il figlio del padrone dell'attico, Fabio Sargentini, aveva aperto una nuova galleria fuori di Porta Pinciana, in un garage, cosa fra l'altro nuovissima, poi gli americani la copieranno questa idea. E l'inaugurazione della galleria per la prima volta è questa, io c'ero. Era la mostra di Iannis Kounellis, la mostra consisteva in 12 cavalli che erano stati, era l'evoluzione dell'idea del pappagallo di cui sopra. Quelli erano i 12 cavalli e la sera venivano ricoverati nelle stalle di Piazza di Siena, perché lì è dietro dove c'è il Gran Premio di Piazza di Siena, i cavalli erano lì e facevano i loro bisogni, quindi potete immaginare l'odore che c'era dentro, ma insomma era la natura che entrava all'interno degli spazi dell'arte. Questa è l'accezione romana, vitalistica, diciamo così. Nell'accezione torinese, naturalistica, il protagonista era costui, Giuseppe Penone, il quale allora mise questa mano di ferro intorno a una pianticella appena piantata, prevedendo che la pianticella si avrebbe divorato appunto questa escrescenza estranea, ciò che, come vedete, è poi puntualmente accaduto, cioè l'arte povera appunto a Torino, ecco, in quel senso, che è un po' l'equivalente, cioè un artista dell'arte povera un giorno mi disse: gli americani formalizzano la natura, noi la realtà, noi vogliamo respirarla. Ecco, guardate, in questa frase in fondo è
contenuto quello che volevo dire. Avanti. Oh, l'erede di tutto questo è un inglese, mio amico, che io conosco da allora, anche lui era in quella mostra, che si chiama Anthony Gormley, che oggi è una star mondiale, 3 anni fa ha riempito i tetti di New York con delle sculture meravigliose, ma che a quel punto, questo è 1980, faceva questa cosa. Qui prese un pannello, guardate, le dimensioni sono quasi reali, un pannello e a matita disegnò questo uomo che insomma la sua idea è la figura umana e l'energia che sprigiona dalla figura umana, ecco, e quindi questo uomo è l'energia appunto che questo uomo emette nello spazio, idea che sicuramente ha una base futurista, insomma, in quello che avevano pensato i pittori futuristi e che si è poi variamente evoluta proprio in questo rapporto, ecco, corpo a corpo dell'uomo con la dimensione fisica appunto dell'uomo stesso. Avanti. Altro pilastro, il pilastro del corpo che per gli anni andati è stato evidentemente fondamentale. Proprio io racconto nel libro di quando a metà degli anni 70 a Londra compariva il cosiddetto punk rock, ve lo ricordate? Compariva uno con una ferita ancora slabbrata, che si era fatto con una lametta, ferita ancora slabbrata, per far vedere il dolore, appunto, il corpo, insomma, il senso del corpo. La maestra di tutto questo, colei che ha identificato, stretto appunto tutto questo, è colei che vedete in questo momento, cioè Marina Abramovic, che non era la star che è oggi, era una, io l'ho conosciuta subito appena arrivata in Italia da Belgrado, e insomma, fatto sta che alla documenta di Kassel del 77, nel 77 si spara lì nel casino appunto di una inaugurazione, si sparge la voce, alle 7 Marina Abramovic fa una performance in un garage. E salta fuori questa foto adesso e io sono uno di quelli lì dietro, e eravamo un centinaio di persone, fate conto, e succede che arrivano, c'erano come due colonne, le vedete le colonne? Quella è una, come una colonna qui e una colonna lì. Arrivano i due, lei e il suo compagno Ulay, si mettono spalla a spalla, poi partono e cominciano a dare delle panciate contro le colonne. Se non che una panciata, due panciate, tre panciate, dopo un po' la colonna di lei si blocca, era di legno e non scorre più, insomma. E a questo punto la cosa diventa molto seria, perché cosa succede? Ah, quello. Eccola. La cosa diventa molto seria, perché lui sparisce, ma lei si intestardisce e continua e va avanti e dà un'altra panciata e un'altra, e quindi la pancia diventa prima rossa, poi viola e poi si apre la pelle e poi il sangue comincia a uscire. E tutti lì a dire basta, stop, 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 ma lei no, insomma alla fine era sostanzialmente svenuta, insomma alla fine. E io l'ho molto ammirata quella sera, perché c'era una determinazione che veniva da qualcosa. Nella mia testa io mi sono detto doveva venire da qualche frustrazione lontana, insomma, ma comunque c'era una volontà, una determinazione a portare a compimento l'opera. Bisognava finire il lavoro, insomma, ecco. Bisognava portarlo a compimento che mi colpì allora, che stimai molto allora e che poi si è rivelata la chiave stessa che la porta a essere ancora una protagonista appunto di questa dimensione, la dimensione del corpo che l'arte degli ultimi anni ha affrontato intensamente, naturalmente con molti legami col teatro, e qui c'è tutto un legame dell'arte figurativa appunto col teatro in questi tempi. Avanti. E poi c'è penultimo
pilastro c'è l'arte astratta. Io vi faccio vedere qui solo due scultori. Uno è questo, questo è un grande scultore italiano che è morto purtroppo neanche da tanto, che si chiama Mauro Staccioli. La mostra è alla rotonda di Via Besana, Milano, e lì sopra c'è una cupoletta, era una specie di cimitero questo qui. E lui ha ideato questa forma che certo dipende in qualche modo dalle strutture americane, dalle strutture primarie americane, ma che finisce con quella punta. Cioè c'è un atto di crudeltà, un atto che segna, insomma, c'è questo senso erano gli anni del teatro della crudeltà, non per nulla, e quindi era tutto questo, era nell'aria. E Staccioli ha avuto proprio l'idea di questa penetrazione, ecco, di questa forma appunto all'interno di una cupola. Era veramente molto impressionante, insomma, questa cosa, anche perché tenete conto che lì si parla di 30 metri d'altezza, ecco, fate conto, arrivava a 30 metri d'altezza. E poi vi faccio vedere quest'altro assoluto protagonista dell'arte attuale, che è un inglese, però di origini indiane, si chiama Anish Kapoor. E Anish Kapoor, figuratevi, ero a Londra quando lo premiarono al Turner Prize, alla Tate Gallery. Era un ragazzo, adesso ormai è un signore attempato anche lui. Lui ha questa idea molto indiana, voglio dire, molto legata alle culture orientali, del vuoto, insomma, della scultura che si pone il problema del vuoto. Insomma, in qualche modo un po' il contrario di Michelangelo. Cioè Michelangelo diceva: all'interno di un blocco di marmo c'è, non si vede, ma c'è una figura. Ecco, lui dice: all'interno di un blocco di materia c'è un vuoto. Naturalmente un'idea, l'idea di vuoto per lui importantissimo è proprio il vuoto vaginale, e infatti a quello allude in questo caso, insomma, appunto, in un vuoto con l'uovo al centro, creatore della vita, che crea vita appunto all'interno di un vuoto, appunto di una assenza di materia. E beh, è uno dei grandi, insomma, secondo me oggi i grandi al mondo sono un paio di scultori e un pittore che adesso poi, pittore scultore del quale parleremo. Avanti per favore. Poi si entra appunto l'ultimo pilastro è quello degli anni Ottanta, perché negli anni Ottanta accade proprio qualcosa di particolare. Cioè accade che saltano completamente gli storici steccati. Cioè nell'arte c'erano stati degli storici steccati, e quello tradizionale era quello fra arte figurativa e arte astratta, che per la generazione prima della mia era stato capisce, aveva creato morti reali. Sul tema fra figurazione e astrazione era intervenuto Togliatti, adesso non so se mi spiego, era un tema fondamentale. Già la mia generazione ha cominciato a infischiarsene. Sostanzialmente, dopo gli anni Ottanta, i giovani cosiddetti proprio se ne sono infischiati completamente. Oggi, se uno ha bisogno, nelle bufere del nuovo millennio, se uno ha bisogno del video, usa il video, se ha bisogno della fotografia, usa la fotografia, se ha bisogno del disegno, usa il disegno, eccetera. Insomma, tutto fa brodo e figurazione, astrazione, eccetera, e non esistono più storici steccati. Uno esemplare di questi anni è quello che vedete, Keith Haring, e questa immagine, questa fotografia è stata scattata la notte in cui ha dipinto il negozio di Fiorucci a Milano. Quella sera lì siamo stati a cena insieme, alla Locanda Solferino, per essere proprio precisi, e poi siamo andati lì, un radione grande così, c'era un suo amico, insomma eravamo tre o quattro persone, e lui tutta notte ha dipinto e con me ha voluto parlare di arte. Era un ragazzo estremamente, capite quando si dice i nuovi selvaggi, era un ragazzo assolutamente educato, molto simpatico, e ha voluto parlare di arte e di semiologia, perché lui ha intuito che questo suo segnone stuzzicadentone
aveva a che fare col segno, appunto, con la semiologia, e questo ha fatto. Beh, poi l'ho portato alla Biennale dell'84 e lì una certa mattina mia moglie è arrivata prima di me alle magazzini del sale e l'ha visto che puliva i pennelli in laguna e gli ha detto, scherzando, lei così mi ha raccontato, gli ha detto pollution, e lui dice che è diventato rosso come un peperone, ha detto oh no, just a bit, solo un po', insomma. Era un ragazzo estremamente educato, ecco, quindi di selvaggio, proprio non c'era nulla. Avanti per favore. Il più grande, secondo me, artista della mia generazione è costui, cioè Anselm Kiefer, che è un tedesco dell'est, nato a est. Guardate, io e lui siamo nati a 10 ore di distanza, lui la sera dell'8 marzo, io all'alba del 9 marzo di un certo anno, e se non l'avete visto andatelo a vedere, questo è i 7 palazzi celesti all'Hangar Bicocca di Milano, e ci sono questi giganteschi palazzi che lui ha costruito ispirandosi all'antica teologia ebraica. E quindi Kiefer è proprio esemplare dell'Europa, perché è nato in Germania, educato alla cultura francese, innamorato della cultura italiana. C'è una sola cosa che lui non voleva fare, già in una certa cena che facemmo nel 1980, c'è una sola cosa che non vuol fare, è parlare inglese. Lui non parla inglese, si rifiuta di parlare categoricamente inglese, e c'è appunto questo, insomma, dico solo, non ho tempo di spiegarlo, ma che la verticalità allude proprio alla ricerca di Dio, insomma, alla volontà di avvicinarsi appunto al cielo. E secondo me lui è proprio l'artista più grande, ecco, che c'è di questa generazione. E adesso andiamo a chiudere sull'ultima, qual è c'è un problema? Ecco l'ultimo, comunque questa è l'ultima immagine. Io per ognuno di questi pilastri, c'è anche un disegno, ho fatto anche un disegno nel libro, dove si vede appunto un edificio fatto di 7 colonne, come un tempio, insomma, 7 colonne con un tetto, e il tetto appunto, insomma, tento di definirlo nuovo sincretismo, questo è quel che avviene nelle nuove generazioni. Ma io per ognuno dei 7 pilastri indico anche chi è, secondo me, l'erede più grande, vivente, più interessante, insomma, quantomeno vivente. Io ve ne faccio vedere solo uno, l'erede appunto degli anni 80, che è questa, è un artista che si chiama Berlinde von Brueckere, è una fiamminga di Gand, la quale è interessantissima, insomma, perché la quale fa per esempio un'immagine come questa, che è, come vedete, è un'immagine che parte maschile e poi progressivamente perde forma, allude al femminile e poi diventa un'altra cosa. E voi capite che in un'immagine come questa c'è di mezzo proprio l'idea portante, una delle idee portanti della cultura occidentale, che è l'idea di metamorfosi. Metamorfosi, quella di Ovidio naturalmente, che ha nutrito millenni di arte successiva, quella di Kafka, di un uomo che si sveglia e sta diventando un insetto. E questa è un'idea che diventerà fondamentale nel futuro. Ho poi scoperto che la nuova Biennale sarà in larga misura dedicata al tema della metamorfosi. Sarà uno, fatalmente, uno dei temi del futuro, perché voi pensate voi, la genetica, i computer, cioè i robot, insomma, l'uso dei robot. Ma in qualche modo, guardate, lo stesso film dell'82, Blade Runner, allude a tutto questo. Il protagonista è una macchina, un oggetto in pelle, non un uomo. L'idea appunto della trasformazione, ecco, del corpo umano, che dell'uomo che diventa qualche cos'altro. E ho dovuto naturalmente scegliere artisti stabilizzati, diciamo, fra i 40 e i 50 anni, prima bisogna dargli tempo, ecco, di maturare, e secondo me questa qui è una artista di grande importanza, insomma, e di grande valore.
Ecco, questo è un viaggio. Poi nel libro c'è molto di più, naturalmente, che io ho dovuto stringere al massimo. Insomma, è quello che, come dire, ci ha tenuto vivo lungo tutti questi anni. Naturalmente ciò ci è costato molta, se volete, anche molta fatica, perché fra cambi di aerei di qua e di là, io dico sempre, ho faticato molto, ma non ho lavorato un solo giorno della mia vita, obbedendo al motto di Confucio. Insomma, tutto questo ci ha portato molta fatica, ma ci ha portato anche parecchia felicità. Grazie. Ci sono domande, curiosità? Abbiamo il professore disponibile. Dove siamo qua? Così rompo il ghiaccio. No, mi fa molto, a parte che, come avete capito, siamo molto amici, quindi non perdo tempo a fare i complimenti a Flavio Caroli, ma mi fa molto ridere perché alcune cose, io sono a Prato da solo 5 anni e nelle opere che, come voi che siete pratesi molto più di me, avete scoperto, ci sono tantissime cose che appartengono a questa città e che alla fine appartengono anche a me, perché ci vivo, sì, e ci lavoro a Prato. A parte Gromoli, che fino a 2 mesi fa era in piazza Duomo, davanti al Duomo, tanto per dire, per non parlare di Anish Kapoor, di cui qua c'è un'opera degli anni 80, addirittura nei depositi del Pecci, che è una meraviglia, che è stata tirata fuori per fortuna 2 o 3 volte, almeno da quando ci sono io qui, quindi dal 2016, ma l'altra cosa che mi fa molta, molto specie è Staccioli. Staccioli è un artista pratese, la mezzaluna era qua fuori, ed è pazzesco. Mi sento male perché... Dico, la mezzaluna di Staccioli era qua fuori, era davanti al Pecci. Appunto, Questa qua di 30 metri era qua fuori, ed era una meraviglia. Io ho visto solo le foto, perché nel 2016, quando sono arrivato, non c'era. E quindi è veramente incredibile come poi alcune cose nell'arte contemporanea, nell'arte in generale, si incrocino. Era solo questo. No, grazie. Io aggiungo, perché adesso io non ho potuto parlare, ma lì c'è un... quando dico il più grande artista vivente della linea pop, poi parlo di Jeff Koons, insomma, che vi ha ampiamente deliziato a Firenze. Ecco. Aspetto domande però adesso, rompiamo il momento di silenzio. C'è appagamento, quindi io se li chiederei io sulla contemporaneità più attuale, cioè quindi i giovani che ascoltano. Purtroppo vede da lì, io ho un rimbombo che non sento, ecco, bravo, così sento meglio. Sulla contemporaneità più attuale, quindi i giovani che escono adesso dalle accademie, c'è qualcuno? Cioè artisti? Sì. Sta chiedendo artisti di oggi. Esatto, quindi dopo i pilastri, quelli che non sono ancora pilastri. Dopo? Dopo i pilastri, dico. Ma che sono professori o che sono allievi? Questo lascio a lei, ok. Beh, no, perché serve chiaramente... Io chiudo, no, capisci, a questo punto io sono costretto, mi costringe a dire che a un certo punto ci sono, nella linea informale, ci sono due signori, che io ho laureato, ecco, io ho laureato alla facoltà di architettura. Uno, fra l'altro, adesso sta in Toscana, qui proprio molto vicino a qui, e si chiamano, uno Alessandro Busci, il pittore, che ha già una bella nomea, e l'architetto, molto intelligente, si chiama
E peccato che non ci sia oggi, ma gliel'ho detto tardi, oggi era a Milano, non faceva tempo a venire. Si chiama Leonardo Nava. E per farvi un esempio, lui a Milano c'è il Museo Messina, no? È una chiesa barocca, insomma. E lui ha avuto un'idea da architetto, che però poi troppo trascinato sul campo delle arti visive, ha letteralmente costruito una struttura come un serpente che la avvolge fino alla cupola, quindi anche qui parliamo di 30 metri di altezza, e la stritola. È un'idea bellissima, insomma, è lì, potete vederla continuamente. Ecco, questi sono dei giovani così. Capisce? Non arrivo più in là di tanto, perché bisogna dargli tempo. Ecco, ecco. Io vidi che quando allora, perché allora abbiamo fatto la battaglia per la nostra generazione, appunto 40 anni fa, capisce, quei nomi lì dei quali abbiamo parlato sono diventati delle star, dei protagonisti, eccetera. Altri non ce l'hanno fatta, proprio letteralmente non ce l'hanno fatta. Insomma, magari hanno avuto momenti di grande creatività e di grande impressione immediata. E poi però a quell'immagine erano legata e non sono riusciti a far evolvere quella certa immagine. Una domanda, allora io ringrazierei il professore, grazie a tutti voi, e auguro una buona serata di appuntamento, poi insomma avete il nostro calendario. Grazie ancora. Grazie a voi.